Ma salve, buon God of Day! Tra l'altro questo è il primo buon God of Day del nuovo arco narrativo, quindi Day! Come fai a non iniziare un nuovo arco narrativo incredibile su questo canale con un primissimo episodio delle quattro chiacchiere di Godo, che spero di riuscire a far tornare sul canale con un pochino più di velocità, perché vorrei parlare di tanti argomenti. Sono video, sinceramente, che ci metto parecchio a farli, tra copione e costumi per loro, perché sono finalmente tornati anche su questo scheletro e li rivedrete in ogni puntata come era tradizione fino a un mesetto fa. Poi ovviamente sono successi degli avvenimenti un pochino strani a livello di special, mi dicono dalla regia, tra bruchi cattivi, robot giganti e a quanto pare personaggi nuovi che ci saranno in questo ufficio, oltre a me e loro. A quanto pare ci sarà un King e anche un Castoro. Come vedete, la nostra famiglia godosa si allargherà sempre di più. E ovviamente, per carità, voi direte: ok, però il combattimento contro quella specie di robot brutto vi è costato metà cast dei personaggi. Ed effettivamente è vero. Però state tranquilli, risolveremo tutto. Chissà quali personaggi stravaganti arriveranno. Però non stiamo qui a parlare dello special, perché chi lo sa quali avventure succederanno in questo nuovo arco narrativo. Chi lo sa, però intanto. Oggi ritorno a parlare del wrestling, niente po' di meno della WWE. E voi non avete idea di quanto loro ci sono rimasti male, che gli ultimi due episodi delle quattro chiacchiere che parlavo di wrestling loro non c'erano. Però ragazzi, stavano combattendo, non è colpa mia. Questo perché io ci tengo alla timeline, lo so che è una cosa assurda da dire, però questa è la timeline del Godoverse. Lo special scorso, che finiva con il combattimento tra King e Suse Scheletro, doveva finire così e poi ci doveva uscire subito, tipo massimo 2 o 3 giorni dopo, lo special parte 2 con il combattimento incredibile di Alessandro. Quindi i due special dovevano creare una mini timeline. A livello di timeline, questi due special erano nello stesso momento. Lo special numero 2 è uscito dopo un mese, e giustamente in quel mese io ho fatto gli altri due episodi delle quattro chiacchiere senza di loro e ci sono rimasti molto male. Comunque, cose del Godverse. Oggi parleremo intanto di Elimination Chamber 2024. E vi devo dire che è stato sinceramente un buon pay-per-view, che mi ha divertito quasi più della Royal Rumble. Lo so che può far ridere questa cosa. Calcolate, i match erano 5, non considerando il kick-off match, e mi ha ricordato questa cosa molto i primi NXT TakeOver. Vi ricordate i primi NXT TakeOver? Quando c'erano massimo, sai, no, 4-5 match buildati bene, duravano un tempo maggiore, ovviamente, perché essendo meno match puoi farli durare di più, e c'era più pathos negli incontri. Insomma, mi è piaciuto parecchio. Sono stati entrambi, sia quello maschile che quello femminile, di Elimination Chamber molto buoni. Sono stati degli spot incredibili. Ci sono stati degli sviluppi nelle storyline, sia per quello maschile sia per quello femminile, che mi hanno fatto un pochino girare le balle, perché ovviamente la schedule dell'Elimination Chamber è completamente cambiata rispetto all'originale. Infatti ve ne parlerò nel video incredibile. E per quanto riguarda WrestleMania, purtroppo certi piani sono cambiati. Vedi Punk che si è infortunato, vedi Rollins che speriamo si riprenda, vedi Brock, quello che è successo con Brock Lesnar. Insomma, sono successo un paio di cose. Comunque, ne parleremo in questo video incredibile. Direi di partire subito, perché loro sono carichissimi. Quindi, come al solito, io proverò a fare un video decente nella prima parte e poi loro distruggeranno il mio video nella seconda parte, perché vogliono parlare del match di Rhea. E voi vi starete chiedendo qual è il motivo per il quale vogliono parlare del match di Rea, perché il match di Rea, diciamo, che è andato in trend su vari social per un motivo solo. Mi chiedo quale possa essere questo motivo. Non lo sapremo mai quale sarà questo motivo, che però evidentemente loro lo hanno scoperto. Io ovviamente non ne so nulla. Comunque, direi di partire. Sigla e si parte. Ed eccoci qua. Spero di non avere problemi con i microfoni, perché calcolate per me oggi è una giornata di super registrazione, perché devo registrare questo video qui, che spero voi vedrete. Sto guardando il mio calendario Swiss. Nella settimana finale di febbraio dovrebbe essere uscito appunto lo special parte 2, che per editare quel video ci ho messo la vita, ci metto una vita a fare i video special, perché sono una marea di mini clipette, devo cercare di sincronizzare perfettamente gli effetti audio super low budget, che purtroppo sono quello che sono, però insomma, e dovrebbe uscire in quella settimana quel video e il video di Elimination Chamber. Sì, lo so, sono solo due video in una settimana. D'accordo che per più di un mese sono riuscito a fare un video un giorno sì, un video un giorno no, che era un regime che mi piaceva tanto, però quando ci sono questi momenti in cui sono video in cui ci metto molto più tempo, essendo finito poi proprio ho pochi video gameplay, ho qualche episodio di Palworld e di Elden Ring che sicuramente inizieranno a uscire dai primi di marzo. Poi vabbè, devo registrare pure gli episodi extra di Poppy Playtime, ci saranno qualche episodio extra di Poppy Playtime su Project Playtime, insomma, con questo piccolo parentesi
Fantasy Gameplay. Questo per dirvi che oggi, oltre a questo video, devo registrare, pensate, il video su Asbin Hotel, che non vedevo l'ora di registrare. Ho fatto dei costumini per quel video di Sus e Scheletro che ve ne innamorerete, e quel video probabilmente lo vedrete nella settimana dopo la prima di marzo, se tutto va bene, perché è un video bello lungo, quindi ci metterò un bel po' a editarlo. Comunque, Mood WWE Elimination Chamber 2024. Come vi stavo dicendo, è un pay-per-view che mi è piaciuto molto. Adoro il format di pochi match ben strutturati che hanno il loro tempo per evolversi, per fare spot incredibili e per farmi avere un po' più di pathos, che sai no, la classica schedule alla WrestleMania con 15-16 match, match di massimo 10 minuti, con zero pathos e risultati veramente scontati. Non che questi match non siano stati scontati, però almeno, sai no, ti fanno credere che, sai no, Tyler Bate e Pete Dunne possano diventare i nuovi campioni di coppia. Ovviamente nel cuore io l'avrei voluto, ma dentro di me allo stesso tempo sapevo che avrebbero perso, perché il match per Mania è Balor e Priest contro Miz e R-Truth. Il pay-per-view è iniziato con un kick-off match che, se non ricordo male, e me lo stanno confermando loro da dietro le quinte, è stato confermato tipo il 22 febbraio stesso, che ci sarebbe stato nella conferenza stampa, che The Kabuki Warrior, Kairi Sane e Asuka avrebbero affrontato Candice LeRae e Indi Hartwell per i titoli di coppia femminile, che, se non si fosse capito, sono veramente cursed, cioè sono veramente, come dire, portano una maledizione appresso questi titoli. Vi ricorderete dell'anno scorso che ci sono stati 5 cambi di titolo perché ogni coppia ha avuto un infortunio nel giro di una settimana, massimo un mese, quindi sono stati abbastanza maledetti. Infatti questa cosa che questi titoli erano maledetti era diventata una specie di storia che poi è stata mezza droppata con il tag team con Isla Dawn, che era carina l'idea che, sai no, loro avevano perso il titolo, essendo tipo un po' delle witch, delle streghe incredibili, avevano maledetto i titoli e quindi chiunque vinceva questi titoli si infortunava. È andata talmente bene questa cosa che poi hanno droppato la storyline perché si sono resi conto che ci sono stati appunto 5, non mi ricordo neanche se 4 o 5 infortuni, e quindi, sai no, è meglio evitarlo, tanto per evitare sfighe in più, come se non ce ne fosse in WWE. Cough, CM Punk, cough, cough. È stato il classico match alla Raw, qualche spot simpatico, la finisher di Asuka e Kairi Sane mi piace veramente tanto, e poi ricordiamoci che Kairi Sane è waifu e lo sarà per sempre, e allo stesso tempo ha uno dei migliori elbow drop nella storia del business incredibile del wrestling, cioè è incredibile la curva che riesce a fare prima di colpire. Mi piace il fatto che sia tornato in WWE, spero regnino parecchio come campionesse i Kabuki Warrior, anche se qualcosa mi dice che potrebbero rimanere campionesse anche a Mania. Però si dice, un rumors, non è confermato ovviamente, che loro due potrebbero affrontare il tag team di Bianca Belair e Jade Cargill, probabilmente dopo Mania, perché si dice che a Mania ci sarà Bianca contro Jade Cargill, che sinceramente è un match che, sai no, mi attira parecchio, però dopo Mania potrebbero diventare amiche e affrontare loro due in un match al pre-preview dopo WrestleMania, che dovrebbe essere Backlash, se non sbaglio. Ovvio, se vanno contro loro due è ovvio che perdano i titoli proprio alla velocità della luce, perché stiamo parlando di Bianca Belair e Jade Cargill, che sono pushate in maniera incredibile, e quindi probabilmente il regno durerà poco, però intanto godiamoci loro campionesse. Dopo questo kick-off match inizia il primo vero match del pay-per-view incredibile, che è l'Elimination Chamber femminile, con all'interno niente poco di meno che Bianca Belair, Becky Lynch, Liv Morgan, Tiffany Stratton, mamma mia, Raquel Rodriguez e Naomi. Come vedete c'è gente veramente talentuosa in questo chamber, e infatti il match è stato molto buono, ci sono stati anche degli spot abbastanza simpatici, ma andiamo un pochino più nel dettaglio. Il match è iniziato con Becky contro Naomi, e voi giustamente direte, hanno fatto tornare Naomi alla Royal Rumble dopo essere stata per anni fuori dalla WWE, mi avranno regalato un minimo di, sai no, barlume per farsi vedere nel match. Sì, perché la prima parte con Naomi contro Becky è stata abbastanza intrigante, hanno fatto dei classici spot incredibili che fa Naomi. Spero possa vincere di nuovo un titolo, per favore pushate Naomi, vi prego, è veramente talentuosa e mi si spezza il cuore vedere che è stata eliminata per prima nell'Elimination Chamber, spoiler incredibile, però vabbè, ne parleremo tra poco. C'è sempre stata una buona tra Becky e Naomi, vi ricorderete che fecero anche alcuni match, mi pare nel 2016, quando c'era il brand split con SmackDown e Raw, che erano due roster diversi. Inizio match ci può stare, e poi arriva niente proprio di meno che Tiffany Stratton. Tiffany Stratton è incredibile,
ok? È incredibile. La stanno paragonando tantissimo a Charlotte, perché si somigliano, e in parte è vero, ricorda tantissimo Charlotte quando arrivò in NXT all'inizio, però se voi avete seguito anche la Stratton durante la sua run in NXT, avrete visto che ha avuto un cambio di gimmick. Cosa intendo con cambio di gimmick? Quando lei debuttò in NXT, la sua gimmick iniziale era che lei era una ragazza viziata, di famiglia ricchissima, non voglio dire che l'hanno fatta passare da gold digger, per l'amor del godo, c'erano anche delle gag che lei chiamava al telefono il suo finto ragazzo per far dare ancora soldi. Cioè, c'è stato un cambio lì, perché hanno capito che secondo me stava andando su una direzione sbagliata, e infatti l'hanno cambiata nel corso dell'anno scorso, ed è sempre rimasta, se non la classica ragazza viziata, che lei è il numero uno del locker room, che c'ha sempre ragione lei, e l'hanno cercata di levare da quel cliché lì, e cercando di paragonarlo un pochino più a Charlotte. Infatti, l'anno scorso c'è stato quel bellissimo feud con Becky, hanno fatto dei match veramente buoni da loro due, che ha un po' una citazione ai match che Becky faceva con Charlotte. E nel match la Stratton è stata over come il godo vero. Tutti gli spot che faceva, il pubblico impazziva. Infatti, quando è entrata, ha fatto questo spot assurdo con la capriola e l'elbow incredibile, il pubblico stava impazzendo, e sinceramente pure io. Dopo tutto questo godo con la Stratton, entra niente, proprio di meno che Liv Morgan. E non è che si è capito molto se è face o heel, infatti il pubblico l'ha fischiata tantissimo, non avete idea di quanto l'ha fischiata il pubblico. Non capisco perché è stata pushata così tanto Liv, questo mi fa pensare che forse dopo Mania avremo Rhea contro Liv, perché Liv se ne è uscita un'intervista a Raw che lei era stata l'ultima a pinnare Rhea, quindi a fare un pinfall su Rhea prima di infortunarsi e prima del suo problemino col carcere. Ecco pure per questo che gli hanno regalato ben due eliminazioni a Liv, però vabbè, ne parleremo tra poco. Spot super violenti, ha preso la Stratton, l'ha sbattuta numerose volte contro le Chamber, incredibili, come se non bastassero tutte le botte che Liv ha dato alla Stratton, si becca pure la Disarmer, la mossa, diciamo, la finisher di Becky nella gabbia, che è veramente inutile. L'idea dello spot funziona, ma allo stesso tempo non rende, perché sembra che ha semplicemente infilato il braccio. Non lo so, manca di pathos questo spot. Vabbè. E poi ovviamente Naomi decide di fare una mossa incredibile dall'alto del chamber che gli costa l'eliminazione. Quindi sì, la prima eliminata è Naomi. Ora capirete la mia battuta sul fatto dell'underrated di poco fa. Cioè, Naomi proprio la prima a essere eliminata, perché avete altre possibilità, tipo Raquel Rodriguez, però vabbè, è andata così. Il lato positivo è che almeno è stata eliminata la Stratton, e anche di questo capirete la mia battuta tra poco. Poi entra Raquel Rodriguez. Allora, io devo capire una cosa. Raquel Rodriguez ha del potenziale enorme, perché è una delle poche super women giganti in WWE, però c'è un piccolissimo problema. Il problema che io ho con Raquel, e che hanno numerosi fan della WWE, è il fatto che la gimmick di Raquel, cioè della ragazza sorridente che fa vedere la schiena muscolosa, per carità, tantissima roba, però possiamo andare avanti. Cioè, io mi ricordo quando lei era in NXT con Dakota Kai, ve la ricorderete forse, aveva la gimmick, sai, no, potente della Big Mami, del bodyguard, che poi trasformarono in Big Mami. E qui purtroppo capirete il motivo per il quale non l'hanno fatta ancora diventare heel. Perché da quando Rhea Ripley ha preso la gimmick della Mami, non possono fare due Mami. C'era pure Electra Lopez che era Mami, pure lei, l'hanno tagliata tutte e due. Cioè, io spero che la facciano diventare heel, perché se la fanno tornare come era in NXT, che era super ignorante, cattiva, una specie di Braun Strowman al femminile, mi sarebbe piaciuto di più. La gimmick che sorride, che è tutta contenta, sì sì, questa cosa anche no, veramente mi cadono le balle di godo. Entra, fa degli spot assurdi, e il migliore spot lo fa con l'ultima che entra nel ring, cioè Bianca Belair. Infatti gli fa un super suplex nella finta parte di ferro che c'è fuori dal ring, che è stato simpatico da vedere. Però adesso arriviamo alla seconda eliminazione del match. Dopo che la Stratton fa una super Swanton Bomb, neanche fosse Jeff Hardy, Liv Morgan elimina Stratton. Tra l'altro la elimina con l'Oblivion, la sua mossa finale della terza corda, quando la Stratton, insomma, ha subito il pin di Liv Morgan. Voi non avete idea dei fischi che Liv Morgan ha ricevuto, e c'è stato ovviamente il coro di bullshit, perché parliamone, è stata veramente una grandissima cavolata a far eliminare la Stratton di seconda. Cioè, voi mi dovete spiegare perché Naomi e Stratton, che sono due future star, una da NXT, una che è appena tornata, sono state eliminate per prime, e non Raquel Rodriguez e Liv Morgan, che con tutto rispetto fossero state eliminate loro due al posto di loro due, poteva andare molto meglio. Però purtroppo, ragazzi, è andata così anche questa volta. Quindi rimangono Bianca, Becky, Liv e Raquel. Raquel viene eliminata da Bianca, rimangono loro tre, e lo spot finale è anche abbastanza simpatico. Bianca prova a fare la sua finisher su Becky, fallisce. Liv fa un reverse su Bianca, pinnando Bianca Belair. Io vi ricordo che Liv Morgan ha eliminato Stratton e Bianca Belair. Perché questo push per Liv Morgan? Sicuramente, come vi dicevo prima, è perché dopo Mania
faranno Rea contro Liv, anche che perché anche oserei dire, però va bene così. E poi istantaneamente Bayley fa la sua mano slam incredibile, che è una rock bottom di fatto, però vabbè, e vince il chamber incredibile. Un match, ripeto, veramente buono. Mi dispiace per le eliminazioni, secondo me sbagliate, perché ripeto, potevano fare molto di più loro due. E super push per Liv Morgan. Liv Morgan più forte di Bianca Belair, confermato ragazzi, è inutile che piangete. Liv Morgan superiore a quanto pare a Bianca Belair per la WWE. Comunque ripeto, beh, nel complesso un buon match. Passiamo al match di coppia. A seguire c'è stato il match con Judgment Day, Finn Balor e Damian Priest contro il tag team di Tyler Bate e Pete Dunne, che finalmente è tornato Pete Dunne. Allora, stavo per dire match of the night, forse se la batte con l'Elimination Chamber maschile, però questo match è stato veramente tanta roba, un sacco di spot assurdi, è durato parecchio e ha dato un pochino di imprevedibilità, anche se nel mio cuore godoso piangente sapevo che avrebbero perso Tyler Bate e Pete Dunne, perché a Mania ci sarà questo match che tutti stanno aspettando di Finn Balor e Damian Priest contro The Miz e R-Truth. E io non so per quale motivo vogliono fare questo match, e probabilmente si dice che vinceranno anche The Miz e R-Truth i titoli di coppia. Io non ho parole veramente, perché darli a due superstar che stanno crescendo nella WWE e potrebbero diventare tantissima roba nei prossimi anni, no, diamoli a due superstar che hanno dato quello che hanno dato al business, stanno per finire la loro carriera, diamogli il contentino. Bravissimi, funziona così. Io questa cosa ci andrò sempre contro, di non premiare da subito le superstar giovani, talentuose, ma dare il contentino a quelli che hanno dato tutto. Non per cattiveria. C'è veramente bisogno che The Miz e R-Truth diventino campioni di coppia? Metti anche che il loro titolo dura un mese. Cosa ci guadagna il titolo? Non ci guadagna niente. Questo rende il titolo inferiore. È uno dei motivi per il quale Roman Reigns, ok, Roman Reigns, tutta la storyline della Bloodline, quello che vi pare. Anch'io all'inizio ero super felice di Roman Reigns campione, perché effettivamente difendeva il titolo almeno, sai no, una volta ogni mese e mezzo. E per il primo anno è andato bene, il secondo anno è andato bene, la storyline della Bloodline stava pum scoppiando con Sami Zayn e tutto, ma negli ultimi due anni, io capisco che vorrebbero fargli rompere il titolo di Hulk Hogan, ma a parte che Hulk Hogan ai tempi d'oro difendeva il titolo, non dico ogni settimana, però quasi, gli ultimi due anni Roman Reigns ha difeso il titolo quattro volte. Questo, secondo voi, ha dato potere e prestigio al titolo? No! Perché ok che è Roman Reigns campione, ma se il titolo non viene difeso, non viene combattuto, non c'è sudore, non c'è niente, e il campione stesso è un pezzo di carta, soprattutto l'ultimo anno e mezzo, il titolo perde prestigio. È per questo motivo che, secondo me, l'unico titolo vero della WWE è il titolo intercontinentale, perché Gunther, da quando è campione, ha combattuto molto spesso e ha soprattutto i match che ha fatto, sono tutti belli. Il match con Jey Uso che ha fatto recentemente, tanta roba, tutti i match con Sheamus, i match con Drew McIntyre, il match con Ricochet all'inizio, quello con Rey Mysterio, ogni match che ha fatto Gunther è un match fichissimo da vedere. Il match con Chad Gable, che tra l'altro avrei voluto Chad Gable che battesse Gunther, quello è un titolo che vale la pena combattere per averlo e che ha un valore. Per carità, anche Seth Rollins ci sta provando, e che purtroppo i feud di Rollins e i match in sé sono stati meh rispetto a Gunther, però Gunther è il titolo, capito? Quindi l'idea che loro vincano questo titolo di coppia mi fa abbastanza cadere un pochino il godo, però che dovete fare? Quindi purtroppo posso almeno esprimere la mia opinione godosa. Uno spot carino nel match è stato i fischi che Dominic Mysterio ha ricevuto, che soddisfazione, sono stati bellissimi. Carino lo spot finale, hanno provato a fare la Super Tiger 91 in doppio, molto carina, e si dice che Balor si sia fatto male la mano, infatti la teneva in maniera molto sus dopo il match. Spero non si sia infortunato, perché pure lui, insomma, speriamo di no. Per il resto, ripeto, un match veramente buono, mi è piaciuto veramente tanto. Una cosa che ho adorato di questo match è che, se vi ricordate la vecchia NXT, Tyler Bate e Pete Dunne erano rivali assurdi, perché hanno combattuto sia nella finale per decretare il primo campione NXT UK, e poi fecero anche l'incredibile match NXT TakeOver 5 Star Match, veramente bello, dove Pete Dunne ha battuto Tyler Bate. Quindi vedere che da allora sono passati veramente parecchi anni, che erano super rivali, vederli adesso tutti insieme uniti in un match veramente buono come una coppia, sono veramente soddisfatto di essere stato fan di loro, incredibile. E adesso, prima di passare la linea a quei due birbanti, sperando non facciano casini, che mi diranno quello che è successo nel Grayson Waller Effect Show, l'Elimination Chamber maschile e soprattutto il match di Rhea, insomma, li conoscete, non vedo l'ora di tornare, voglio raccontarvi brevemente una cosa che mi sono scritto nel copione, cioè la vecchia schedule di Elimination Chamber. Tra l'altro, se mi ricordo, mi metto una cosina qui. I match che all'inizio sarebbero dovuti essere a Elimination Chamber erano Bronson Reed, lo conoscete se seguite Raw, contro Seth Rollins per il titolo dei pesi massimi. Questo match doveva essere il main event, pensate, e ovviamente non l'hanno fatto perché Seth Rollins appunto si è infortunato.
Quindi l'infortunio che Rollins ha avuto, altro che storyline, è vero, assai vero. E il match è stato annullato. Peccato, avrei voluto vedere Bronson Reed fare un mega splash, tipo Babbo Splash, su Rollins, ma purtroppo no. Poi ci sarebbe dovuto essere Brock Lesnar contro Dominic Mysterio. Questo ovviamente è stato scrattato subito, perché tutto il casino che è successo con Brock Lesnar per quanto riguarda le allegation con Vince McMahon. E tra l'altro, come mi sono appuntato qui, questo feud sarebbe dovuto nascere alla Royal Rumble. Vi ricordate quando nel video scorso vi dissi che Bron Breakker aveva preso il posto di Brock Lesnar? Ecco appunto, Brock Lesnar doveva fare tutti i suoi spot, eliminare Dominic Mysterio e iniziare questo feud, che sarebbe finito con Brock che batteva Dominic e poi combatteva Gunther a WrestleMania. Ovviamente tutto questo è andato via. E infatti nell'ultima puntata di Raw adesso vogliono fare Dominic Mysterio contro Gunther per il titolo intercontinentale a WrestleMania. Perché? Però vabbè, andiamo avanti. Poi ci sarebbe dovuto essere CM Punk al posto di Drew McIntyre in Elimination Chamber maschile e vincere per sfidare Rollins a Mania. Poi ci sarebbe dovuto essere Cody contro Drew. Il feud con Drew McIntyre sarebbe sfociato in uno street fight match, questo pay per view, proprio tra Cody e Drew. E ultimo match che si diceva in questo pay per view era Kevin Owens contro Logan Paul 2 slash un'interazione particolare tra loro tre nell'Elimination Chamber, che sarebbe finita appunto con il match a Mania tra Logan Paul contro LA Knight, con LA Knight che avrebbe dovuto vincere il titolo degli Stati Uniti. Ovviamente questa cosa è cambiata perché, come vi diranno loro, c'è stato il momento AJ Styles che ha completamente rotto le uova nel paniere, quindi avremo AJ Styles contro LA Knight a quanto pare a Mania e non più Logan Paul contro coso, e a quanto pare si vedrà a Mania Randy Orton contro Logan Paul, che vi diranno tra poco loro anche. Quindi io direi che la mia parte del video l'ho fatta, io vi ringrazio, per cosa con voi, e passo la linea su Seschedo per le ultime cose su questo periodo incredibile, e noi ci vediamo nella prossima puntata, sperando che non fanno casini. Oh yeah, finalmente il vostro Zeus è tornato e il vostro Zeus non è solo. Guarda come sta. Finalmente siamo tornati, incredibile, nel nuovo arco narrativo delle avventure del vostro scheletro incredibile di Zeus. Damn. In un video incredibile delle quattro chiacchiere di Godo, finalmente il Cameron torna a lavorare dietro le quinte e noi torniamo a dominare il palcoscenico. Mamma mia, il vostro scheletro, quanto mi mancava ballare come un drogato di Godo. Però Zeus, mamma mia, sovesta, però cerchiamo di non fare figuracci fin da subito. È la nostra prima puntata dopo un mese e cerchiamo di essere precisi. Quanto è carino Zeus, bisogna fare le carezze ai Zeus ogni tanto, poi capirai, mo è primavera. E Zeus in primavera, mamma mia, che fanno? Ve lo ricordate che faceva l'anno scorso Zeus in primavera? E i Zeus vanno in amore, però vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di quello che è successo al Grayson Waller Effect. Mamma mia, la parto io. In questo show incredibile c'è stato Austin Theory e Grayson Waller. Vabbè, lo show era di Grayson Waller perché siamo in Australia, sai no? E infatti si è messo a parlare in dialetti incredibili e ha invitato Cody Rhodes e Seth Rollins. Incredibile. Esatto, eccolo qua Cody Rhodes, vero sua maestà? Esatto, infatti Cody, questo è il momento incredibile dove Cody, così incredibile a caso, ha annunciato che vorrebbe sfidare The Rock in un match a WrestleMania. Adesso il vostro schermo vi dirà una parabola incredibile, giusto? Per forza. Allora, voi dovete sapere che nel God, il vostro schermo aveva una rivalità con The Rock incredibile, ovviamente il The Rock del God. E pensate che il vostro scheletro e The Rock avremmo dovuto combattere per il titolo incredibile. Cameraman, devi rifarci le cinture comunque. E dovevamo sfidarci in un match incredibile. Poi purtroppo sono successe cose e giusto, siamo venuti qui e The Rock non mi ha più sfidato. Quindi pensate, se il The Rock del Godverse aveva dei rivali incredibili e il The Rock di questo universo appena è tornato subito a creare problemi con Cody e tutte queste cose. Mannaggia, questi samoani incredibili, scusi. Eh sì, infatti, oh, The Rock, stai calmo, che arrivo, ecco, e poi mi fermo, perché sei grosso e fai male al vostro Zeus. Vabbè, non è vero, Zeus potrebbe diventare un Zeus drillo e picchiare The Rock, comunque incredibile. E quindi Cody vorrebbe fare un match contro The Rock, quindi probabilmente nella Night One di WrestleMania incredibile ci sarà Cody contro The Rock, e poi Cody combatterà contro Roman Reigns nella serata numero 2, magari Cody potrebbe vincere due volte, tipo Daniel Bryan, incredibile, a WrestleMania 30, vero Zeus?
Sì, esatto, come Daniel Bryan che sfidò Triple H e poi fece il match contro Batista e Randy Orton vincendo i titoli. Incredibile. Tra l'altro con questi occhiali che vi ricorderanno gli occhiali che portava Velvet in Dream, un personaggio abbastanza sus. Tra l'altro in questo segmento anche Rollins è stato bello carico dicendo chiunque vincerà l'Elimination Chamber, incredibile, io lo sfiderò. E vabbè, noi siamo contenti, anche se sappiamo che purtroppo Seth perderà il titolo. Magnaggia, vero sus? Magnaggia. E questo momento incredibile è finito con Austin Theory che le ha prese sia da Cody che da Seth Rollins. E tra l'altro vi facciamo notare incredibile che Grayson Waller è stato là, così, a guardare e non è intervenuto ad aiutare il suo partner. Incredibile. E potrebbe esserci quindi un feud tra loro due. Sus, ti importa di questo feud? Assolutamente no. Ecco, questa è la risposta incredibile. Passiamo all'Elimination Chamber maschile. Eccoci qua, Elimination Chamber maschile. Damn! E vogliamo subito partire dicendovi concorrenti incredibili. C'era la Knight, che io vi ricordo essere la superstar più over della WWE, e non ha vinto neanche un titolo. E sì, infatti doveva fare un match a WrestleMania contro Logan Paul e gliel'hanno pure levato. Maledetti. Infatti Sus ha ragione. Comunque, i concorrenti incredibili sono la Knight, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Kevin Owens, Randy Orton e Logan Paul, che come sapete, a noi Logan Paul, come dire, non ci sta molto simpatico, vero Sus? Diciamo che Logan Paul potrebbe anche andare benissimo a fare... ciao Logan! Prime per tutti quanti. Salutiamo Logan Paul incredibile e bevetevi tanta Prime, ecco, sponsorizziamo Logan Paul. Ricordando i bei vecchi tempi della TNA, quando loro tra l'altro erano soci e poi si sono messi a combattere anche in TNA, insomma una rivalità storica tra loro due, incredibile. E uno degli spot più simpatici, adesso non so se vi becchiamo proprio il frame giusto. Sì, abbiamo beccato il frame giusto. Praticamente a un certo punto la Knight ha preso la testa di Drew McIntyre e l'ha cominciato a sbattere contro la vetrata di Kevin Owens. Incredibile. Kevin Owens da dentro ha dato i pugni a Drew McIntyre. Che sulla carta lo spot potrebbe anche funzionare. Peccato che i pugni che lui dà sono completamente inutili. Quindi questo spot è completamente inutile. Dopodiché entra proprio Kevin Owens, che tra l'altro fa una chokeslam sulla Knight. Non abbiamo mai visto Kevin Owens fare una chokeslam, vero Sus? No, prima volta, tantissima roba. Poi entra Bobby Lashley, incredibile, spear per tutti quanti. Per carità, Bobby gli vogliamo bene, però sapete, no, insomma, il suo personaggio in questo momento non è tra i migliori. Poi, incredibile, entra Randy Orton. Tra l'altro premia la carriera per Randy Orton, perché voi sapete che Randy Orton è stato infortunato per quasi 2 anni ed è tornato da poco a combattere. Come sapete, ha avuto un infortunio alla schiena. E lui per tutto il match, per ogni colpo che subiva alla schiena, faceva mosse incredibili, come se avesse dolore. Cioè, da una parte ha senso, però dall'altra lui porello sta soffrendo veramente, perché il suo infortunio era la schiena. E secondo me ce l'ha ancora. Faceva finta e non faceva finta. Ecco, vi ho fatto pure un gioco di camera molto sus. Siamo tornati a fare anche i giochi di camera incredibile. Quindi Randy Orton molto molto sus. Poi dopo Randy Orton che fa questi giochetti incredibili, è entrato lui, Logan Paul, incredibile, che ha ricominciato a fare questo feud con Kevin Owens, incredibile, che a noi ci importa fino a un certo punto, perché noi volevamo vedere Logan Paul contro la Knight, con la Knight che distruggeva Logan Paul, e non ce l'hanno regalato questo match. Maledetti, sus. E infatti cattivi. Dopodiché è stato eliminato Bobby Lashley da Drew McIntyre, incredibile. E poi è successa la cosa che ci ha fatto un pochino arrabbiare. Dopo essere stato eliminato Bobby, voi direte, vabbè, chissà che elimineranno. Oh, guarda, eliminano proprio la Knight, quello più favorito, che bello, che bello. Mannaggia. All'improvviso, così come il vostro scheletro, compare Jay Style. E voi direte, ma Jay Style, prima cosa, come è entrato? Prima cosa. Seconda cosa, la sedia, vabbè. E poi scusami, figlio mio, tu ti sei fatto per viaggio fino in Australia? Salutiamo i terapiattisti, però su, ah sì, l'Australia non esiste, giusto per rovinare questo match. Cioè, AJ Style, caro AJ Style, potevi anche non farlo questa cosa, perché a noi vedere a WrestleMania AJ Style contro la Knight non ce ne importa niente, perché noi volevamo vedere altri match incredibili. Comunque, AJ Style arriva, distrugge la sedia su la Knight, e la Knight viene pinnato, e addio la Knight, ciao, questa cosa ci ha fatto un po' arrabbiare. Poi Kevin Owens viene eliminato da Randy Orton con una watch arc io incredibile, e rimangono Logan Paul, Drew McIntyre e Randy Orton. Uno spot incredibile è stato proprio Randy Orton, che dopo che Logan Paul faceva io tiro il pugno incredibile, gli fa un'altra watch arc io incredibile, e Randy Orton elimina Logan Paul, e rimangono Randy Orton e Drew McIntyre. Ma purtroppo Logan Paul poteva non rovinare questo match, e infatti l'ha rovinato, perché all'improvviso boom, pugno incredibile con il tirapugni su Randy Orton cade, poteva vincere Randy Orton, e invece Drew McIntyre vince pinnando proprio Randy Orton per colpa di Logan Paul.
Magnaggia. Comunque dai, il match. Comunque dai, il match è stato niente male per Shus. Beh sì, a parte la parte di La Knight che veramente, mamma mia, che rabbia. E poi vabbè, dai, il match non è stato male. Dai, forse ho preferito quello femminile. Vabbè, il vostro scritto ha apprezzato tutti. E adesso passiamo al main event. Rhea Ripley contro Nia Jax. Damn. Allora, per noi questo momento è molto difficile perché, come sapete, Rhea è, per noi è proprio la waifu di Diva. Cioè, sua maestà adora Rhea, vero sua maestà? Sua maestà dov'è? Ricordate le parole del vostro scritto. Un giorno io e Rhea saremo nello stesso frame. Comunque. A parte questo, il match è stato veramente importante. E infatti, oltre ad essere un main event con Rhea, che come fate a non desiderare di più della vita, il match è stato molto buono. Probabilmente uno dei migliori match di Nia Jax da quando è tornata in WWE, vero Sus? Sì, effettivamente non ha fatto troppi botch, forse neanche uno in realtà. E ha fatto anche uno spot sul tavolo, che è un miracolo che insomma è riuscito a farla, perché insomma lo spot era un po' pericoloso perché ha provato a fare un elbow drop, però voleva fare un salto più in alto, insomma voleva fare delle cose diverse secondo noi, però lo spot è andato bene. C'è stato un mega kick out alla fine. Rhea per tutto il match è super eroina, perché capirà, Australia, lei è australiana con la famiglia a bordo ring che festeggiava per ogni cosa, e alla fine riesce a sollevare la nostra incredibile Nia Jax, parli la Riptide, mamma mia Rhea, fammela pure a me la Riptide, mamma mia, e rimane campionessa. Avremo a WrestleMania la nostra Mami, mamma mia Mami, contro Becky Lynch. E adesso sono messa a dire una cosa incredibile, infatti, perché per carità il match è stato molto buono, vi facciamo vedere alcune cose incredibili. Ecco, questo è però il frame dello spot sul tavolo incredibile con Nia Jax, ha fatto un elbow incredibile, però il vostro scritto adesso vi dirà una cosa incredibile. Il motivo per il quale questo match era finito su tutti i social, specialmente Twitter, come trend incredibile, secondo voi per quale motivo? Vediamo qualche secondo. Avete pensato incredibile? Adesso il vostro schermo vi farà vedere il motivo. A un certo punto Nia Jax fa questa finisher incredibile di sottomissione sulla nostra Rhea. Insomma, beata Nia Jax. Comunque, e a un certo punto succede questa cosa. Scusate per la bassa qualità. Succede questo. Esatto. Le ciapette della nostra Rhea. Mamma mia. Esatto. Per questo motivo voi non avete idea di quante volte questo frame... In alta definizione lo trovate sicuramente in giro. Se ve lo cercate. Birbantoni, vero Sus? Mamma mia, capirà, ce l'avranno salvato. Sai in quante dimensioni, maialini? Questo frame incredibile era ovunque sui social. Tutti a fare battute sul fatto che Rhea si era messa un attire, come dire, molto potente. Quando Nia ha fatto questo spot, come dire, le ciapette hanno deciso di farsi vedere molto più del previsto. E tra l'altro qui lei sta ridendo, perché secondo me lei sapeva benissimo che questo frame sarebbe diventato oro colato sui vari social, incredibile. Quindi sì, se voi cercavate Elimination Chamber mentre andava in onda il pay-per-view, avreste visto una quantità di immagini così che, mamma mia, avreste riso e goduto veramente tanto. Noi abbiamo goduto. Mamma mia, poi capirai noi, mamma mia, Rhea, veramente ci vuoi mandare tutte le foto che ti pare, eh? Mamma mia! Comunque, con questo panettone incredibile, che non è più Natale, direi che possiamo concludere questa puntata incredibile, le quattro chiacchiere di modo incredibile, con il ritorno di Sus e Skeet. Mamma mia, e anche del Cameron, che vabbè, Zoe, come ti chiami, siamo noi più importanti. Io direi che possiamo concludere questo episodio incredibile, il vostro Skeet vi saluta, Sus saluta, E io saluto e vado a mangiarmi il panettone, anche se è Pasqua, ci siamo capiti. Salutiamo il cameraman incredibile. Quanto tempo che non dicevo taglio incredibile? Taglio incredibile! E ci vediamo prossima puntata delle 4 ore a Critico, dove parleremo di Hazbin Hotel e vedrete che costume incredibile.